Salve a tutti ragazzi e buon mercoledì da The Name Before Tokyo. Bene, oggi è mercoledì, quindi parliamo del capitolo 746 di One Piece, intitolato Stelle. Diciamo subito che è un capitolo prettamente di transizione, dove non succede nulla di particolarmente eclatante, ma dove sono state gettate, secondo me, le basi per una serie di interrogativi che poi andranno a riguardare la fine di questa saga. Dopo questo ci arriveremo alla fine del video. Per il resto vorrei farvi notare come si è trattato di un capitolo poliedrico, dove scene di diverso tipo hanno appunto scandito il ritmo delle pagine. Abbiamo appunto delle scene comiche, come quella di Bartolomeo quando vede Robin e Usopp, quindi mostra per l'ennesima volta la sua faccia da fanboy. Vediamo la scena appunto toccante quando Ruffy comunica a Rebecca l'identità di Mister Soldato, quindi Rebecca fa tutto il collegamento appunto con Kiros, Mister Soldato, suo padre, eccetera, quindi diciamo scoppia in lacrime per l'ennesima volta, potrete dire, bene in questo caso, ma comunque una scena abbastanza toccante. E poi ci sono appunto le classiche scene che caratterizzano un pochettino i capitoli di transizione, che sono dei capitoli un po' di spiegazione, quindi un capitolo abbastanza poliedrico. Vorrei fare una piccola premessa per quanto riguarda le mini avventure, quindi la cover del capitolo non sono ancora iniziate, quindi mi aspetto diciamo un pochettino la vostra opinione in merito. Ecco, fatemi sapere se voi pensate che questo sia dovuto al fatto che Oda magari sta elaborando una mini avventura molto complessa e quindi magari ci sta mettendo un po' di tempo, o se magari semplicemente non ha voglia oppure non ha diciamo modo di inserire le mini avventure, quindi ancora sta tergiversando un pochettino con le immagini a richiesta dei fan. Quindi mi aspetto una vostra opinione anche su questo. Andando a parlare invece proprio nei dettagli del capitolo, il capitolo si intitola appunto Stelle. Stelle che sono state poste sulla testa delle 12 persone appunto incriminate da Doflamingo e considerate responsabili, diciamo così, o meglio capro espiatorio di quello che sta succedendo a Dressrosa. E qui arriviamo, diciamo, alla parte un pochettino più ovvia del capitolo. Diciamo che anche nello scorso video commento avevo detto che secondo me le persone più probabili, i papabili ricercati appunto da Doflamingo erano appunto la ciurma di Ruffy presente a Dressrosa, quindi Ruffy, Zoro, Nami, Franky ed Usopp, poi la famiglia reale, quindi Riku, Violet, Kiros e Rebecca, e probabilmente anche Sabo, i rivoluzionari. Quindi, da questo punto di vista, diciamo che Oda ha scelto la via che era ovviamente più classica, più scontata, ma anche, se vogliamo, la più giusta, perché alla fine erano loro gli unici nomi papabili per le nomination, diciamo così, tra virgolette. Ecco, la cosa che non mi aspettavo era il livello, era che appunto sarebbero stati previsti delle taglie appunto in base alla pericolosità dei soggetti, e per l'ennesima volta Oda si è confermato come diciamo come il suo personaggio preferito, ovvero Usopp, sia il centro, il fulcro di questa saga. Quindi per l'ennesima volta un ennesimo capitolo Usopp-centrico, dove viene messa la taglia di Usopp di ben 500 milioni, quindi superiore a quella di qualsiasi altro, compresi Law, Ruffy, Sabo e King Riku, che sono invece gli altri quattro forti ricercati con una taglia da 3 stelle, quindi da 300 milioni. Bene, cosa significa questo? Adesso non più solamente le persone presenti nei sotterranei conoscono la vera identità di Sogeking, ovvero Usopp, ma addirittura tutta l'isola di Dressrosa, grazie alla comunicazione di Doflamingo, conosce appunto il nome del cecchino della ciurma di cappello di paglia, ovvero Usopp il Dio. Quindi compreso Fujitora, Bastille, tutti i marini, eccetera. Quindi, secondo me, qui si cela proprio la base per una futura taglia del personaggio di Usopp, non più Sogeking, che, lo ripeto, è morto secondo me definitivamente, visto che addirittura un ammiraglio è venuto a conoscenza del vero nome di Usopp, ma questo ha posto secondo me le basi per una futura taglia di Usopp probabilmente anche superiore ai 100 milioni di Berry. Fatemi sapere voi come la pensate su questa questione. Comunque Usopp direttamente o indirettamente protagonista indiscusso di Dressrosa fino a questo momento. Tra l'altro, ecco, vorrei farvi notare come questo capitolo è un capitolo di scelte. I cittadini di Dressrosa, così come anche i prigionieri del sotterraneo e tutte le persone che partecipano al gioco, non avendo possibilità di comunicare con l'esterno, sono tenuti a fare una scelta. Quindi ci sono quelli che, essendosi ricordati di Re Riku, probabilmente non lo tradiranno, ci sono invece quelli che magari lo tradiranno, così come avvenuto e avverrà, penso, anche per i partecipanti, diciamo, al torneo che erano nel sotterraneo. Quindi abbiamo visto già come alcuni che inneggiavano ad Usopp come Dio sono pronti a tradirlo pur di prendersi la somma sulla sua testa, ma io credo anche che, e soprattutto mi riferisco ai principali, quindi Don Cinjao, Cavendish, eccetera, tutti i protagonisti principali del torneo, credo che non tradiranno Usopp, essendo magari comunque
nella loro parte comunque uomini d'onore, diciamo così, e penso che quindi saranno fondamentali anche non solo per la difesa di Usopp, ma appunto anche per lo scontro, diciamo, con la Don Quixote Family e i Marines. Per il resto, ecco, una delle cose più particolari e secondo me più interessanti che abbiamo scoperto, che invece mi ha da un certo punto di vista spiazzato, ma dall'altro punto di vista mi aspettavo, è stata appunto la decisione di Fujitora. Fujitora che dice appunto: noi non possiamo. Bastil dice: noi non possiamo attaccare i Doflamingo. E Fujitora dice: i nostri obiettivi sono l'Alleanza Pirata, quindi la ciurma di Rufy e la ciurma di Law. Molti di voi probabilmente si aspettavano una reazione diversa da Fujitora, essendo uno che appunto ha come primo obiettivo quello di proteggere i civili. Magari voi vi aspettavate che lui andasse contro Doflamingo, ma a ben vedere, secondo me invece la scelta di Oda è stata coerente con questo personaggio. Perché? Diciamo che innanzitutto Fujitora ha detto a Bastille di, diciamo così, regolare un pochettino le persone violente, quindi comunque il suo ruolo di pacificatore sta cercando di portarlo avanti. Per il resto, comunque, noi sappiamo che il suo obiettivo è quello di far cadere la flotta dei Sette, quindi magari. Ecco, dopo aver cercato di mettere alle strette Rufy e Law, sicuramente Fujitora se la vorrebbe vedere, secondo me, a mio parere, con Doflamingo in futuro. Quindi da qui sorge un interrogativo, ecco. Nel momento in cui Doflamingo verrà, ormai sembra scritto, sconfitto da Rufy, uno contro uno, al massimo con l'aiuto di Law, appunto perché vediamo le dichiarazioni di Rufy in questo capitolo, quale sarà il ruolo di Fujitora? Ecco, qui è un interrogativo abbastanza importante, secondo me. Tra l'altro, la presenza di Sabo all'interno dell'isola adesso, secondo me, viene giustificata anche da questo, ovvero l'unico personaggio con una forza tale da potersi opporre all'ammiraglio, visto che comunque Rufy è impegnato ovviamente in altri scontri, secondo me è proprio Sabo. E a questo punto credo che uno scontro o anche una scaramuccia, comunque un qualcosa tra Fujitora e Sabo, penso sia abbastanza scritto. Fatemi sapere anche la vostra su questa faccenda. Per il resto, un'altra Oda, secondo me, in questo capitolo ha confermato una delle sue tendenze, ovvero quella di far curare, diciamo così, i personaggi da soli. Ecco, una cosa che non mi è piaciuta è vedere Law che sembrava morente qualche capitolo fa. Ovviamente era scontato che non potesse morire, ma comunque dal vederlo in quelle condizioni, al vederlo completamente ristabilito in questo capitolo, secondo me, ecco, è un pochettino magari una forzatura. Magari, ecco, voi direte, lui si poteva curare con i poteri del suo frutto, ma è stato comunque ammanettato con l'alga matolite, quindi non ha potuto nemmeno usare l'ope-ope. E a questo punto, ecco, questa cosa non mi è piaciuta particolarmente. Ecco, ci sta che magari, essendo comunque un manga, il personaggio di Law si riprenda anche da solo, però, ecco, l'ho visto magari un pochettino troppo poco sofferente in quest'ultimo capitolo. Vedremo adesso nei prossimi come andrà. Tra l'altro, un altro personaggio che molti avevano detto è stato sconfitto, che figura misera, che invece aveva fatto per me una gran figura, è appunto Franky. Lo stesso Franky che in questo capitolo vediamo essere sparito dalla sua posizione, appunto, dove era disteso e sembrava essere appunto sconfitto. Vediamo che Franky è sparito. Io adesso, come ho già detto in altri video precedenti, ho molta fiducia in Franky e sono sicuro che il suo anche sarà un ruolo fondamentale. Quindi mi aspetto che lui in qualche modo si sia ripreso e sia pronto, diciamo, a restituire le botte subite a Signor Pink e gli altri, magari con gli interessi. Ovviamente qui le ipotesi che si possono fare sono tante, non voglio addentrarmi nei dettagli perché sennò staremo a fare un video di 10 ore. Comunque io sono sicuro che Franky avrà il suo ruolo, così come anche Kinemon, che a questo punto penso sia lì per rincontrarsi con Kanjuro, ecco, sia questione di poche vignette. Per il resto, comunque, la questione per quanto riguarda Fujitora è abbastanza interessante. Fatemi sapere voi come pensate si sbroglierà la matassa. Ecco, per il resto, vediamo Rufy andare verso il palazzo di Doflamingo con Zoro e Law sotto braccio. Adesso io non mi aspetto che lui faccia tutta la trafila, ma penso che magari ci mostri qualche tecnica o comunque arrivi facilmente al palazzo, quindi saltando tutta diciamo, la pianura sottostante, perché altrimenti la cosa veramente andrebbe un pochino troppo per le lunghe, sarebbe una corsa un pochettino simile Punk Hazard, che sinceramente mi ha abbastanza stufato all'epoca. Quindi io spero che magari con qualche tecnica particolare Rufy arrivi direttamente alle pendici del palazzo senza fare tutta la trafila come sta magari facendo Kiros. Fatemi sapere la vostra anche su questo, se vi è piaciuto il capitolo o meno, eventuali illazioni per il futuro. Voglio sempre come al solito ringraziare le pagine con le quali collaboro, quindi onepiece.it, frasi e citazioni di One Piece, la mia pagina Facebook è sempre la stessa, The Name Before Tokyo. Se volete iscrivetevi alla pagina e al mio canale,
E per il video commento a One Piece ci vediamo fra una settimana con il 747. Un saluto a tutti ragazzi da The Name Before Tokyo, buon mercoledì. Ciao!